Cicloturiste e cicloturisti, buon salve, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Sono qua a San Pellegrino Terme dove abbiamo fatto un breve giro in bicicletta con Bianchi. Questo è Francesco, product manager di Bianchi, che mi racconterà un po' queste i impulso. Sono delle e-bike con una geometria gravel, telaio in alluminio, però vedete qua in due versioni, una con un manubrio drop e una con un manubrio flat. Ce la racconti un attimo, Francesco, ci spieghi perché magari sono adatte per fare qualche giro in bicicletta oppure per chi magari cerca qualcosa per fare qualcosa di più di un giro in bicicletta. Giustamente, come già dicevi tu, Impulso, diciamo una piattaforma, quindi un telaio differenti utilizzi. Abbiamo una versione, diciamo, più spiccatamente gravel, quindi con una trasmissione 1x, quindi solo 1x11, con il cambio Shimano GRX, quindi proprio specifico per il gravel, con i freni a dischi idraulici, possibilità di mettere portapacchi, parafanghi, quindi Sì. anche per tour di più giorni o anche per un commuting. Quindi per uno a cui piace l'impostazione gravel, per turismo, quindi sulle ciclabili, Certo. sulle sterrate, strade bianche. Quindi se però poi uno magari oltre a fare queste passeggiate vuole pensare per fare un tour magari di qualche giorno, abbiamo la Esattamente. predisposizione per il portapacchi sia Che anteriore che anche posteriore. posteriore. Esattamente. Stesso telaio, quindi abbiamo lo stesso, diciamo, la stessa impostazione, però già in versione più cittadina, fitness, commuting. O comunque, diciamo, per chi vuole farsi dei giri più Un po' più rilassati, un po' semplici, un più po' meno semplici, un po' rilassati, sportivi, esattamente. però per Quindi godersela comunque. manubrio flat, Esatto, più quindi comodo. una posizione più rialzata, ha già le luci di serie, anteriore e posteriore, parafanghi, Sono alimentate dalla batteria, sono alimentate dalla quindi batteria del questo è motore, ottimo. quindi comunque non c'è problema. Portapacchi, quindi Con anche i già, parafanghi, con la esattamente. sua predisposizione sui parafanghi. Anche qua abbiamo, volendo, no, la predisposizione classica per altri Esattamente. tipi di portapacchi, perché magari qualcuno vuole cambiare. Sempre un monocorona, in questo caso con un cambio Deor, quindi più di derivazione mountain bike, sempre a 11 velocità. Quindi per avere anche una rapportatura anche più comoda, anche più che faccia girare le gambe in caso di borse, carichi, se si usa in città o comunque con pesi o in un turismo con pesi. Esatto, quindi Quindi è interessante questa cosa che queste due impulso sono simili sia con il telaio sia per alcune caratteristiche. Abbiamo i freni a disco, abbiamo detto, abbiamo la predisposizione per Sempre il idraulici, freni a portapacchi, freni a disco. disco idraulici, abbiamo una batteria che comunque ha una buona capienza e penso che possa sopportare sia tour che magari anche una gestione in Esattamente, bicicletta anche di perché 2 giorni. c'è la possibilità di inserire un supporto che è Sì, molto un simile a un extender, un range portagorilla. extender Esattamente, un per range andare extender. ad aumentare la capacità della batteria, molto Esattamente, quindi arrivare ad interessante. avere, aumentare, arrivare ad avere. Noi dichiariamo un giro sui circa centinaio di chilometri e 1200 metri di dislivello. Con il range extender ovviamente si va quasi a raddoppiare perché leggermente è poco meno, è quasi uguale al range extender ma non completamente uguale. Ok, prezzo di listino e a chi la consiglieresti una bicicletta di questo tipo? Qual è l'utente che potrebbe essere interessato a questo tipo di geometrie e che magari la può utilizzare sia in città che appunto per qualcosa più di touring, diciamo così? Parte da 2670 e a salire con circa qualcosa sopra i 3000. E per chi sono queste bici? Sono per sicuro per chi gli piace fare cicloturismo, gli piace stare in bici tante ore, divertirsi in bici, scoprire, andare all'avventura, avere una posizione rilassata, quindi sempre in controllo della bici. È una bici fatta comunque in alluminio, ma con componenti di alto livello per passare delle lunghe giornate in bici e godersi la giornata. E queste sono, diciamo, un po' per chi vuole appunto godersela. Se volete le prestazioni, io oggi ho provato la i-Aria. Questa, diciamo, subito da quanto parte di listino, siamo sui Dai, 4000, 4.400 con 4400. Ultegra meccanico 11 velocità. Allora, raga, questa roba è incredibile. Cioè, io l'ho provato oggi, abbiamo fatto pochi chilometri, anche i tragitti veramente semplici, ma quanto spinge il motore. Voi la vedete così, voi direste mai che è una i bici da corsa? Cioè, non sembra una bici assolutamente normale, ma
ha delle prestazioni incredibili. Tra l'altro il motore, che è nel mozzo posteriore, qua potete gestire la batteria a seconda del colore. Il marchio si chiama, è un bottone di comando, okay, del motore. Quello è il bottone di comando del motore. Accendi il motore, cambi le assistenze, in questo caso ci sta dicendo il livello della batteria, quando sì. È statico ci sta dicendo il livello della batteria, verde ha ancora più del 70%. Range totale? Range totale, diciamo un giro sui 100 km, anche sorpassati, dipende quanto uno e anche lui ha range extender, tra l'altro, vedete, questo è il portaborraccia che può reggere quella che sembra una borraccia, ma non è, è un range extender dove voi potete alimentare ancora la batteria. Allora, feedback da parte mia, veramente incredibile quanto sia leggera e performante. Il motore spinge subito, vi dà una coppia incredibile e tra l'altro il motore a mozzo ha un sensore di coppia che non avevo mai visto fatto così bene. Solitamente i sensori di coppia migliori sono quelli all'interno del movimento centrale, per mia esperienza, infatti li trovate spesso sulle mountain bike, trovate dei motori con un ottimo sensore di coppia qua nel movimento centrale. Ho sempre avuto delle brutte esperienze con i motori nel mozzo posteriore, però devo dire che invece con questa la pedalata è molto fluida, non è così scattosa, c'è un piccolo scattino iniziale, ti dà un bel kick, un bel calcio in avanti, però raga, è veramente comodissima, davvero molto interessante. Peccato che per il prezzo di listino, Francesco, possiamo fare qualcosa? Ci pensiamo, dai. Ci pensiamo, no? Veramente eccellenti, quindi grazie a Bianchi per averci fatto provare queste biciclette. Trovate più informazioni qua sotto in descrizione e niente, speriamo di rivederci in strada, presto, magari con queste altre belle bestioline. Ciao! Ciao! Ragazzi, vi ricordo che potrete trovare e provare queste e-bike di Bianchi a Bike Up, la fiera delle biciclette a pedalata assistita, delle e-bike che si terrà a Bergamo dal 22 al 24 ottobre. Io sarò in fiera il 22, quindi se ci siete battete un colpo e ci vediamo allo stand a provare queste e altre fantastiche e-bike. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buone pedalate a tutti, ciao!